Pace e bene a tutti, bentornati con il nostro appuntamento con la santità. Oggi, 8 novembre, ricordiamo il beato Duns Scoto. Ascoltiamo. Duns Scoto nacque probabilmente nel 1266 in un villaggio che si chiamava proprio Duns, nei pressi di Edimburgo. Attratto dal carisma di San Francesco d'Assisi, entrò nella famiglia dei frati minori e nel 1291 fu ordinato sacerdote. Fu indirizzato agli studi di filosofia e di teologia presso le celebri università di Oxford e di Parigi. Conclusa con successo la formazione, intraprese l'insegnamento della teologia nelle università di Oxford e di Cambridge e poi di Parigi. I rapporti amichevoli con il re di Francia gli consentirono di rientrare a Parigi per insegnare teologia, per poi andare a Colonia. Morì l'8 novembre del 1308 a soli 43 anni di età, lasciando comunque un grande numero di opere. Definito come cantore del Verbo incarnato e difensore dell'Immacolata Concezione, il suo culto si diffuse ben presto nell'ordine francescano. Egli ha meditato e offerto preziose pagine di teologia sul mistero dell'incarnazione, sostenendo che il Figlio di Dio si sarebbe fatto uomo anche se l'umanità non avesse peccato. Come fedele discepolo di San Francesco, Duns Scoto amava contemplare e predicare il mistero della passione salvifica di Cristo, espressione dell'amore immenso di Dio per l'uomo. Alcuni suoi argomenti teologici verranno poi adottati anche dal Papa Pio IX nel 1854, quando definì solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria. Questo rappresenta il capolavoro della redenzione operata da Cristo, perché proprio la potenza del suo amore e della sua mediazione ha ottenuto che la madre fosse preservata dal peccato originale. Giovanni Duns Scoto, una persona di una grande, grandissima intelligenza, un professore non in un posto qualsiasi, bensì ad Oxford, una delle università ancora oggi più prestigiose del mondo, insegnante di filosofia, questo frate francescano. Cosa porta un religioso a divenire insegnante in una di queste università così importanti, così prestigiose? Sicuramente il suo talento e la sua grande mente. Un po' per sfatare quello che anche oggi forse ci viene proposto, ossia l'idea che chi è intelligente, che chi ha l'accesso alla grande cultura poi in fin dei conti abbandoni l'idea di Dio. Non è così. Sono tantissime le persone molto preparate, di scienziati e di studiosi, che non escludono nel loro cuore la conoscenza di Dio. La loro intelligenza non gli impedisce di conoscere Dio, anzi, gli apre una contemplazione ancora più grande, una contemplazione che proprio Giovanni Duns Scoto ha saputo regalare a tutti noi. Allora preghiamo per tutti gli intellettuali, per tutti gli studiosi e per tutte le persone che studiano in queste grandi università, affinché il loro carisma e il loro talento possa essere a servizio di Dio e a servizio di tutti gli uomini. Giovanni Duns Scoto prega per noi.